Una sera una donna piacentina di 62 anni è stata travolta e uccisa da un tir mentre attraversava un incrocio in bicicletta quest'oggi verso le 8:30 del mattino nel comune di San Pietro in Cerro, nel Piacentino. Intervenuti i sanitari del 118 assieme alle ambulanze, poco prima la donna in sella alla bicicletta pare stesse attraversando l'incrocio con la strada di Corte Maggiore quando da una laterale è arrivato un tir. La bici della donna è rimasta incastrata sotto le ruote, la dinamica comunque al vaglio della Polizia Municipale. Identificati invece e rintracciati dai carabinieri di Faenza due extracomunitari, un marocchino e un rumeno, entrambi con precedenti penali, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno messo a segno un furto ai danni di una lavanderia di via Mazzini, dunque centralissima nella città manfreda, rubando poche monete dalla cassa. Attraverso le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza è stato possibile visionare tutta l'azione dei due malviventi, che vedete nei frame delle foto che ci sono arrivati. Arrivati in sella ad una bici intorno alle 3:30 di notte, usciti poco dopo, sono stati poi rintracciati anche grazie ad un curioso dettaglio emerso dal filmato. Il marocchino aveva infatti indosso la maglia della sua squadra di Serie A del cuore, maglia che l'uomo aveva utilizzato anche in altri colpi. Questa volta, insomma, la troppa passione calcistica gli ha giocato un brutto scherzo. Dopo importanti lavori invece di ristrutturazione che hanno permesso anche il recupero di spazi inediti nell'anno del suo 85esimo anniversario, il Circolo Sersanti di Imola ha riaperto ai soci sabato 5 settembre con una giornata inaugurale aperta a pubblico e dedicata anche alla presentazione del calendario invernale del circolo, che si ritrova proprio nel cuore della città, nel palazzo che si affaccia su Piazza Matteotti. Abbiamo intervistato il suo presidente Viviana Castellani. Servizio. Sabato c'è stata l'inaugurazione del circolo, è venuta tantissima gente. L'inaugurazione del circolo, dopo veramente tantissimi anni, è stato tutto ristrutturato, c'è stato fatto tutta una serie di cambiamenti e di modifiche sia a livello di arredo ma anche di eventi e cose di questo genere, per cui aspettiamo tante persone che arrivino per gli eventi, perché insomma ci sarà una stagione molto molto ricca, piena di nuovi eventi, corsi, formazione, crescita sulla persona, spettacoli di varia natura. Il Circolo Sersanti è nato nel 1930 e quindi è uno dei circoli più importanti, in una location meravigliosa, perché il Palazzo Sersanti è il palazzo più importante di tutta la città. È un circolo che era il più in, diciamo, da quando è nato. Tu considera che fino a qualche tempo fa c'erano circa 630-640 soci. Oggigiorno siamo a 140, ma semplicemente perché nel tempo è stato, oserei dire, poco curato. L'ambizione nostra di questo nuovo consiglio di amministrazione è quello di portarlo al lustro che aveva un tempo. Dalla musica, perché comunque la location è assolutamente indicata per fare concerti, col violino, pianoforte, c'è un pianoforte antico, bellissimo, iperaccordato. Poi ci sono eventi di corsi di formazione sulla crescita personale, ci sono spettacoli teatrali, ci saranno il 26 di settembre, ad esempio, ci sarà Andy Ferrari, che è un improvvisatore, praticamente da un piccolo suggerimento che gli dà il pubblico, lui ti costruisce tutto il programma, tutta la serata, quindi è veramente molto molto bello. Poi in ottobre ci sarà Terenzio Taraishi, e anche lui è un comico che sta curando e cercando di far capire alle persone che ridere fa bene alla salute, fa bene al cervello, fa bene a tutto, e lui ci sarà esattamente il venerdì 16 ottobre. Infatti il titolo è Non ci resta che ridere. Ad esempio il 21 di settembre c'è un mini corso di fotografia, poi c'è il 5 di ottobre La salute passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza, ed è praticamente cenni di autodiagnosi sia a livello alimentare, naturale, secondo la medicina orientale, insomma, ed è condotto dalla naturopata, la Claudia Brini. Poi faremo al pomeriggio alcuni corsi sia di cucito, di maglia, e tutta una serie di eventi musicali di grande, grande livello.
Ora una notizia che ci giunge da Parma: il matrimonio argentino non è riconosciuto dalla legge italiana, ma una coppia gay sudamericana ha ricevuto il riconoscimento dello status di famiglia proprio dalla questura della Comune Emiliano, che ha rilasciato a uno dei due coniugi il permesso di soggiorno per motivi familiari. Ruben Quiroga potrà così restare regolarmente al fianco di Pablo Torlaschi Barilari, argentino con cittadinanza italiana. Al fianco dei due coniugi ci sono stati per tutto l'iter le associazioni per i diritti degli omosessuali e il Comune. Si è conclusa con un altro trionfo di pubblico, la Tre giorni della Sangiovese di Predappio, una edizione da tutto esaurito, quella l'iniziativa di venerdì scorso, e conclusasi poi domenica tra musica, libri, visite guidate alla città, ma soprattutto degustazioni di vino sangiovese, non solo. La soddisfazione per la riuscita manifestazione nelle parole del sindaco Giorgio Frassinetti e Stefano Berti, presidente dell'Associazione per la promozione del Sangiovese di Predappio. Ascoltiamoli. Protagonisti sono il vino e chi lo fa, con grande fatica, con grande amore, aspettando sempre la fine della stagione per vedere se riuscirà a ottenersi un vino all'altezza della tradizione. Quindi il fatto di poter parlare con chi lo fa, quindi angeli dell'ospitalità, beh, credo che questo sia una formula importante. Poi chiaro, la musica, sto stare bene, il senso della comunità e il senso dell'amicizia che trasmettiamo noi romagnoli. Noi per il sabato sera abbiamo organizzato questo tour che si chiama Assaggi di Razionalismo, quindi il sindaco farà da cicerone e spiegherà l'architettura di Predappio, un'architettura singolare, particolare proprio per la storia che Predappio richiama, e in ogni luogo di questo tour faremo l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce, e poi ci sarà qualcuno che spiegherà il senso di una Predappio che va narrata, va raccontata e non banalizzata. Noi abbiamo da tante storie da raccontare, il nostro vino viene tutelato dagli statuti comunali del 1383, quindi è da un po' di tempo che ci occupiamo di vino. Quest'anno la Tre giorni si è estesa per tutta la settimana, quindi siamo partiti già dal lunedì a fare degli eventi, e quindi abbiamo voluto per il decennale rimpolpare un po' l'edizione, insomma. Quindi siamo partiti con varie cose, anche diciamo c'è stato l'altro giorno su Alla Rocca di Predappio Alta un piccolo ricordo, c'erano foto e manifesti delle vecchie edizioni, quindi stasera c'è una bella cosa, c'è una grande cena con 240 persone, tutti a tavola. La Tevla di Sdas, sì, un'associazione che organizza proprio queste cose in giro. Le fa anche per i campi, le fa nei campi di Gran Turco, le fa nei boschi, insomma, le fa dappertutto. Circa 2.500 persone si sono ritrovate in piazza Terra del Sole domenica scorsa per celebrare e assistere alla 52esima edizione del Palio di Santa Reparata e vivere una intera giornata di emozioni e spettacoli di altissimo livello. Non solo quello di gara del tiro alla balestra da banco, che ha visto prevalere per il terzo anno consecutivo il Borgo Fiorentino, ma anche la gara di tiro alla fune e le esibizioni di armigeri e sbandieratori. Dell'edizione 2015 del Palio ci parla il neopresidente proprio di Ente Palio di Terra del Sole, Hermes Ghirelli, e Luca Assirelli, balestriere, nonché presidente del Borgo Fiorentino, vincitore del Palio di quest'anno. Servizio. Siamo arrivati alla 52esima edizione, con tanti problemi, con tante cose che susseguono alla manifestazione, però il paese è coeso, la manifestazione è veramente partita bene, stiamo andando a tutto gas e speriamo che la gente che ci venga a trovare si diverta e stia bene con noi. Santa Reparata è la nostra protettrice, si compete col tiro alla balestra fra Borgo Fiorentino e Borgo Romano. È un antico attrezzo d'offesa da banco, soprattutto. Erano, diciamo, i fucili di allora. Allora non avevano la polvere da sparare, avevamo queste balestre da banco con una gettata di 36 metri. Praticamente era un'arma letale, come un fucile. E noi la usiamo per il nostro palio, per far conoscere alla gente che cos'erano le armi di allora, perché tutti quanti pensano, ma sai, allora la gente non moriva perché non hanno i fucili. No, la gente moriva, perché queste sono armi veramente a livello di un'arma da fuoco. Chi fa 5, tutti i 7 tiri, vince il palio.
chi sbaglia, chi esce, che fa 4, ahimè, ha perso. E una gran vittoria culminata, iniziata ieri sera con una gran festa nel borgo. Borgo è ancora tutto bianco e rosso, abbiamo detto lo smontiamo, non lo smontiamo, lo lasciamo che porta sempre bene. E questo ci ha premiato. Oggi i nostri balestrieri erano in formissima, infatti chi doveva fare la squadra ha avuto delle serie difficoltà per mettere i 7 ufficiali. E il bersaglio è qui, questo è quello che parla. Il paglio sta girando per il borgo ed è una gioia incredibile per tutti i contradaioli del Borgo Fiorentino. Prima di passare al meteo, milioni di danni tra Modena, Reggio Emilia e Ferrara a causa di una grandinata che ha colpito queste province sabato pomeriggio scorso, dove la grandinata ha colpito i raccolti sono andati quasi totalmente persi. Dai primi rilevamenti i danni vanno dal 50 al 100%. Nell'alto ferrarese, nei comuni di Cento e Bondeno, oltre alla grandine si è abbattuta anche una tromba d'aria che ha provocato danni a capannoni e fienili. Pere e mele in maturazione in questo periodo sono i frutteti più colpiti, con danni che superano bene oltre il 60%, in maggioranza si avvicinerà al 100%. Ne risenterà in modo particolare, commenta Coldiretti Emilia Romagna, la produzione di pere di cui Modena e Ferrara sono i maggiori produttori in Italia. Pesantissima anche la situazione dei vigneti a Modena e Reggio Emilia, dove ha colpito il maltempo. I viticoltori vedono svanire il raccolto di quella che si presentava come una grande annata sia in qualità che in quantità. Nel Reggiano, perso l'ultimo raccolto delle angurie, annullati i raccolti di mais, pomodori e uva. E ora noi passiamo al meteo per domani, vediamo cosa ci attende. Domani sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie con valori minimi tra 15 e 18 gradi, ma con valori ulteriormente più bassi nelle aree di aperta campagna, massime comprese fra 23 gradi e 25 gradi. I venti saranno deboli orientali con locali rinforzi mattutini sulla costa e sul mare. L'Adriatico sarà tra mosso e molto mosso, in temporanea attenuazione dalla serata. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui. Vi lascio in compagnia del nostro approfondimento, quest'oggi dedicato a Giardini e Terrazzi Verde Ravenna 2015, terza edizione, per vedere quanto di più bello c'era in centro a Ravenna, nel salotto buono di questa città bizantina organizzata da il consorzio FIA. Vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con il palinsesto di Nuova Rete, ovviamente la rivederci a domani, sempre alle ore 20. Vi aspettiamo.